Adesso invece andiamo a Dallas per conoscere Jay Lombardo, che è un imprenditore di origini catanesi, proprietario da 30 anni di un affermato negozio di abbigliamento da uomo su misura. Annovera, pensate, tra i suoi clienti grandi personaggi legati allo sport, ma anche alla politica e allo spettacolo. Qual è il segreto del suo successo? Beh, sono stoffe, design e sarti, per la maggior parte italiani. Il servizio del nostro Stefano Salimbeni. In 30 anni che faccio questo mestiere non ho mai visto una taglia perfetta, anche se tanti pensano e dicono di esserlo. E comunque qualcosa da migliorare si trova sempre. Non sono in tanti in grado di fare quello che facciamo noi, come lo facciamo noi. Noi creiamo abiti dal nulla e fin dall'inizio ci concentriamo sui dettagli. Di certo non mettiamo nessuno dentro un abito che, per così dire, non è il suo. E il fatto che non abbiamo inventario, in realtà significa che il nostro inventario è praticamente illimitato. Vestiamo la squadra di football dei Dallas Cowboys dai tempi di Tom Landry. Abbiamo cominciato con un giocatore, poi si è sparsa la voce, e non solo a Dallas. Sai com'è? I giocatori cambiano squadra, parlano di noi ai nuovi compagni, ai dirigenti, e alla fine abbiamo clienti in tutto il campionato di football, in tutta l'America. Mio padre è venuto da Catania, poi ha sposato mia madre, una modella australiana molto più giovane di lui, abbastanza famosa negli anni 50 e 60 da essere stata sulla copertina di riviste di prestigio come Cosmopolitan e Red Book. Poi ha avuto me e ha lasciato perdere. Tutti i miei ricordi sono italiani. In Texas siamo venuti dopo con mia madre, ma io sono cresciuto a New York mangiando e soprattutto cucinando italiano. I miei figli sono andati addirittura a scuola in Italia, il grande a Palermo, la piccola a Firenze, e adesso parlano italiano molto meglio di me. Io sono troppo vecchio per imparare e mio padre non me l'ha mai insegnato. Sa, a quei tempi non era molto di moda. Ma l'Italia ce l'ho nel sangue, l'amore per la moda, per il bello, per le cose fatte bene. Il negozio, la musica è quasi sempre italiana. Sono italiani i miei collaboratori, ho messo pure un piccolo bar per l'espresso e gli aperitivi. Tutto qui ricorda l'Italia, anche perché in giro non è che ce ne sia molta. Pensi che per anni sono stato l'unico lombardo nell'elenco del telefono di Dallas. Chiaramente molti dei miei sarti sono italiani, parecchi siciliani e tutti di vecchio stampo, così come gran parte delle stoffe che usiamo. Certo la concorrenza non manca, ma devo dire che il nostro successo ha molto a che fare con la mia origine. Il fatto che vestiamo gente famosa poi da una parte aiuta, ma dall'altra spaventa un po' i nuovi clienti. Ma devo dire che grazie all'esperienza riusciamo a mantenerci abbastanza abbordabili, anche con i prezzi. E dopo un po' anche i clienti diventano parte della famiglia. Il giovedì sera, per esempio, vengono tutti qui. Noi teniamo aperto fino a tardi, ci mettiamo sul patio con una bella partita di football in televisione, ci beviamo un drink, ci fumiamo un sigaro e ci raccontiamo fandoni l'un l'altro, un po' come fanno i pescatori. Insomma, sono circondato giorno e sera da bei vestiti, da gente interessante. Anche dopo 30 anni, come fai a stancarti di un lavoro così?